Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare ancora una volta il video labbra a canotto senza chirurgo, funzionerà oppure no, utilizzando alcuni aggeggini che si vendono sul web. Ci sono degli aggeggini che sono stati inventati per diciamo dare questo effetto di labbra un pochino a canotto senza però utilizzare filler e cose di questo tipo, che sono un pochino più invadenti secondo me, nel senso che comunque una volta che facciamo il filler non è che possiamo tornare indietro, perlomeno per 6 mesi ce lo dobbiamo tenere. E quindi io, che sono un pochino titubante rispetto a questi trattamenti, poi magari in un futuro lo proverò, chissà, però al momento non me la sento, ho alcuni aggeggini che mi aiutano ogni tanto a pompare le labbra. Vediamo insieme se funzionano. Allora, per prima cosa mi assicuro di dirvi di utilizzare un burro cacao per andare ad idratare le labbra a fondo. Anzi, prima ancora facciamo uno scrub, così andiamo anche a togliere le eventuali pellicine e poi mettiamo il burro cacao. Vado a sciacquare, applico poi un burro cacao per appunto idratare bene le labbra. Utilizzo uno dei prodotti più famosi per quanto riguarda le labbra canotto senza chirurgo, che si chiama Juvalips, ed è un aggeggino carino per appunto dare questo effetto voluminoso. Molto carino l'effetto, ovviamente nel limite del possibile delle nostre labbra, non è che possiamo avere 7 taglie di canotti in più sulle labbra. Poi applico una matita color carne, la mia di MAC si chiama Strip Down. E poi applico il gloss. A me come risultato piace tantissimo.